Buonasera, no, gatto, colpo, no, per l'amor del cielo, no, abbiamo... Allora, scusate, sedetevi subito perché mi chiede subito la linea Davide Camiccioli, ha delle notizie importantissime, cose sensazionali. Ciao Davide intanto. Ciao Gene, buonasera. Ecco, allora, so che hai delle notizie bomba. Mi trovo a Palazzo Grazioli dove si è appena concluso un importantissimo vertice di governo. Ci sono delle notizie importanti da darti. Ti do quelle meno importanti, poi la notizia bomba te la do più tardi. Va bene, dimmi tutto, voglio sapere tutto perché... C'è stato un ripasto di governo. Sì. Gianfranco Fini è il nuovo allenatore del Milan. Gianfranco Fini? Gianfranco Fini ha appena trovato l'accordo con Silvio Berlusconi e sono state dunque appianate tutte le divergenze. Scusa, ma Leonardo cosa fa? Guarda, Leonardo da oggi è il nuovo sottosegretario al lavoro con delega allo smistamento Gnocca di Villa Certosa e ha appena giurato. Che lavoro è lo smistamento gnocca? Scusa, ma che lavoro? No, è in vista dell'arrivo dell'estate. Ovviamente lui si occuperà di gestire il casting delle ragazze che andranno a Villa Certosa. Controlla i curriculum, controlla anche che le foto siano corrispondenti anche alla realtà delle ragazze che poi si presenteranno lì in Villa Certosa e coordina le 500 agenzie che si occupano del reclutamento delle ragazze. Scusa Davide, ma tutto questo lo fa da solo? No, non è da solo perché sarebbe un lavoro troppo duro. Con lui c'è, te lo dico? Sì. Topolanek. E allora, Gianni, però la notizia bomba, guarda, è un'altra, è completamente un'altra. Perché tieniti forte, si è finalmente scoperto chi c'è dentro il Gabibbo. No. Sì. No, non sì. Puoi. Ma come? Non puoi dare una notizia del genere così a freddo. Dobbiamo prepararci per una Dopo 20 anni il governo ha tolto il segreto di Stato sugli archivi di Cologno Monzese. Ha reso pubblici i diari di Davide Mengacci, i famosi diari che aveva scoperto Marcello Dell'Utri. No. Gene, tieniti forte. No, aspetta. Dentro il Gabibbo. Chi c'è? Ci sono due persone. No! Sì. C'è Brunetta che tiene a cavalcioni Christian, il bambino che ha vinto Io canto di Jerry Scott. Ma non è possibile! Ma non è possibile una roba del genere! Scusa, ma... È una notizia incredibile, questa è la notizia che diamo noi per primi, se ho ben capito. È tutto vero, è una voce che girava da tempo. Ragazzi, perché... è uno scoop di Davide Camiccioli, un grande applauso, Davide, pazzesco. Guarda, ti ringrazio, ma è da tempo che in realtà girava questa voce e perché noi avevamo anche notato che quando c'era il Gabibbo in televisione, in diretta, non c'era ovviamente il ministro Brunetto su un altro canale, era abbastanza lampante la cosa. È vero, in effetti sì, e ora che mi ci fai pensare questo è vero. Non è che per caso in questo vertice si è anche scoperto chi è che doppia Maria De Filippi? No. Perché si dice che sia Marco Nosotti, è vero questa cosa? Per ora non c'è niente di ufficiale, se dovessi sapere qualcosa ovviamente ti chiederò. Quello che hai già fatto è più che sufficiente, grazie Davide, molto bene. Allora, abbiamo solo...